Da poco conclusa la 29esima edizione di BIMU, Biennale della Macchina Utensile, manifestazione organizzata da UCIMU Sistemi per Produrre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. In vetrina, fra suonatori, ballerine e macchine da corsa, l'eccellenza del comparto, dalle innovative stampanti 3D per l'additive manufacturing alle più tradizionali macchine utensili, fresatrici, torni, robot. Molto dell'eccellenza italiana che nasce dalla passione di far bene il proprio lavoro, di soddisfare le esigenze del cliente, di trovare soluzioni nuove a problematiche irrisolte. Elementi indispensabili in un comparto competitivo e tecnologico come quello della macchina utensile. Ed elementi che contraddistinguono l'Italia nel mondo, sia che si tratti di aziende note come la Ferrari o di piccole imprese altamente specializzate. Nel 2013 l'Italia è stata il quarto produttore mondiale di questo mercato alle spalle di Cina, Germania e Giappone e il terzo esportatore al mondo, ha sottolineato Luigi Galbadini, presidente di UCIMU. Il fatto che il 75% della produzione del settore sia destinata all'estero, dove si compete non sul prezzo ma sulla qualità, dimostra il grado di eccellenza raggiunto dai nostri imprenditori. È su questo che dobbiamo continuare a puntare per far fronte alla crisi, applicando, per dirla con Giulio Sapelli, docente all'Università degli Studi di Milano e ricercatore emerito della Fondazione ENI, la resilienza, cioè la capacità di resistere evolvendo, trasformandosi per adattarsi ai mutamenti del mercato, per offrire prodotti che nascono dall'incontro tra capacità artigianale e alta tecnologia, vero punto di forza della capacità inventiva e innovativa del genio italiano. Non a caso l'Italia ha dato i natali a geni come Leonardo e Michelangelo, perché è insito nel nostro DNA quell'approccio che potremmo definire realista, che non si limita a replicare un'idea o a realizzare un manufatto. Non è infatti nella produzione in serie o standardizzata che eccelliamo, ma punta a creare il nuovo, a risolvere esigenze ancora senza risposta, ha ribadito Giorgio Bittadini, docente all'Università di Milano Bicocca e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Riconoscendo questa nostra identità, occorre ora salvaguardarla ponendo al centro delle nostre aziende il capitale umano e la creatività della persona. Le PMI che hanno avuto successo sono quelle che hanno abbracciato la tecnologia, hanno mantenuto il contatto con gli uomini, con il territorio e con il bagaglio di conoscenze acquisito in passato.